Gesù, il figlio di Giuseppe il carpentiere. Oh, finalmente ti trovo. Lascia da parte i tuoi messaggi. Fa il miracolo che ti chiedo. Fallo per le persone. L'uomo non vive di solo pane. C'è un mondo dello spirito? Bene, mostraglielo allora. Vuoi sconfiggere il peccato? Vuoi portare la pace? Da re del mondo potrai farlo. Perché tutti gli uomini obbediranno a qualsiasi legge tu stabilirai e da nessun'altra. No! Obbediranno! Uno schiavo obbedisce al suo padrone. Adorami e tutto questo accadrà. Vattene, Satana! Matteo! Giacomo di Alfeo! Taddeo! Eccomi. Simone! Giuda! Ascoltate, è giunta l'ora di pensare alla Pasqua. Quest'anno la voglio festeggiare in modo speciale, tutti assieme, ancora più uniti delle altre volte. Mi chiamate maestro e signore ed è giusto, perché io lo sono. Se quindi io, signore maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. Ho desiderato tanto mangiare questa Pasqua con voi, perché in verità vi dico, non la mangerò mai più finché non sarà venuto il regno di Dio. Scusate maestro, perché questa notte è diversa da tutte le altre? Perché ricordiamo la notte della liberazione. Israele era schiavo del faraone in Egitto. Allora ha stretto alleanza con il Signore che col suo braccio potente gli ha ridato la libertà. Una domanda, perché allora mangiamo le erbe amare e il pane senza sapore? Le erbe amare sono amare per farti ricordare il gusto della schiavitù. Il pane non lievitato è stato mangiato quella notte perché c'era poco tempo per prepararsi. E allora perché anche l'agnello? Perché il faraone non voleva lasciare andare Israele. Allora gli uomini hanno bagnato i legni delle loro porte col sangue dell'agnello, come ha fatto stasera tuo padre. Così, quando è passato l'angelo della morte, i loro figli si sono salvati e i loro figli sono cresciuti ed hanno fatto altri figli, fino ad arrivare a questa generazione. Senza l'agnello, ora Marco, tu non saresti qui. Maestro, vedremo tutti il regno di Dio o solo i più grandi fra noi? In verità vi dico, uno di voi mi tradirà. Sarebbe meglio per lui se non fosse mai nato. Ma sono forse io? Giovanni, Giovanni, chiedilo di dire chi è. Signore, ti prego, dici chi è. È colui per il quale intingerò un boccone nel mio piatto. Giuda, quello che devi fare, fallo al più presto. Cosa deve fare Giuda? Dove va? Guardate, questo è il mio corpo. Io ve lo offro. Mangiate, voi ricordatelo e fate la stessa cosa in memoria di me.
Questo è il mio sangue, è il sangue della nuova alleanza. Bevete tutti. Non temete, non temete, alla mia resurrezione vi raggiungerò in Galilea. Adesso voi restate qui mentre io vado a pregare. Pietro, Giacomo, Giovanni, seguitemi. Te l'è che te puoi nascondere una gotana, dimo? Un mio odio ciaculante. Ma mi è volato come? Col diritto di Jai, che è la gota che è mia. Cosa fa Laura? Laura? A Paco! Chi me paga bene nel Laura straordinario? Ma ora ricorda più del comandamento che il Signore ha dato a Mosè, santifica le feste! Dice Rachele, fu come dica la notte, è che Laura per i romani. A Paco, che mi ha di Laura a Paco, e che della Laura a Paco per chi lì, che comanda, i pagani che creta una gotta, e te te fai le cruz che è lui che manda a morte e no, ma che non è! Pena, qua è la urca per dare fa con i franche ciappe. Culte, o il nebu che lì non decida. Alma che ti ha una volta decì che la vita che alla fontana de Freya. E anche lui il fa a Freya. E insomma, che gli ho il toccio. Allora, decide e ripetami alle feste. Allora, lui, dopo it, Laura te tolde, tracmor, le natahina con la sua famiglia. Che in Berlino le nata dormire. Oh, dopo un po' che dorma, che inverme la notte, l'estate è data e non rumore di fuoco di cai. Le nata la finestra ed è che te lo uccidia. La è tutta una vittata a cal. E dopo una u, che la chiamata non andò. A una lì, ma le è tutta quella u che la chiamata. E dopo le scale. Nel darvi lì, la è tutta un short, a cal, tutta nebru. E in hema lì, chi ha du, om. Che ti ne hai per la caeja in calper, e come hai ho famiglia. E che sciorri lì al marito. Dite che ti faranno, vive chi è cai che, vive lì la di. E l'ha cominciata a lavorare, e ne farà giù. E due, e tre, fin quando le arriate a una bella calina, tutta mansueta. E quando le riferaga l'ultimo poco, che la ola che nata in banda all'orecchia, e ha fa vedere dal popa tu la gadì. Ola tu nonna, per carità, c'è per me ne due frande che ti offre lì, e no te stasera te hai costretto te a ni con no. Oh, l'ha attaccato lì da fretta, ma l'è stato impassibile.